Grazie per avermi dato questa opportunità di suggerirvi un libro per queste vacanze. Il libro a cui ho pensato per voi ha questo titolo: Un futuro più giusto, rabbia, conflitto e giustizia sociale. È un saggio e vorrei rispondere a queste tre domande: chi, cosa e perché. Sul chi, questo libro è stato scritto da Fabrizio Barca, Patrizia e Patrizia Luombo. Fabrizio Barca, il nome parla da sé. In ogni caso, all'interno del suo lungo curriculum possiamo ricordare che è il coordinatore del forum Disuguaglianze e Diversità e che, fra le altre cose, è stato ministro nell'ambito del governo Monti. Per quanto riguarda Patrizia Luongo, è ricercatrice del forum Disuguaglianze e Diversità e si fa consulenza all'OCSE, alla Banca Mondiale, per quanto riguarda i temi dello sviluppo sostenibile. Ma ciò che vorrei sottolineare di queste due persone è la loro agenticità, la passione per queste tematiche e il desiderio di dare un contributo alla gestione delle sfide che abbiamo di fronte. Ed ecco la risposta alla seconda domanda. Che cosa tratta questo volume? Ecco, il cuore di questo volume che vi voglio far vedere sono le disuguaglianze. Cosa sono le disuguaglianze? Quante sono le disuguaglianze? Che cosa determina le disuguaglianze? Quali sono i fattori che ne sono alla base e quali sono le conseguenze delle disuguaglianze? Fra queste possiamo elencare la mancanza di futuro, la rabbia, la desolazione, la povertà. Ma questi autori ci pongono anche delle vie per fronteggiare le disuguaglianze, per abbattere, ridurre, eliminare le disuguaglianze tramite la giustizia sociale, tramite l'equità. Ci propongono delle nuove idee di futuro che comportano anche l'abbandonare vecchi modi di pensare, come ad esempio un'idea particolarmente negativa che lega le mani, i piedi e le menti, cioè che non ci sono vie alternative alle situazioni che stiamo vivendo. E questo è un aspetto estremamente importante, secondo me. E quindi perché ho scelto questo volume? Beh, devo dirvi che l'ho scelto perché è un libro sul pezzo, sono sul pezzo delle minacce e leggendole ci permettono di dare vita a un pensiero rigenerativo. Puntano a quello che nell'ambito delle scienze dell'orientamento, di cui mi occupo, viene chiamata la coscientizzazione, capire che cosa c'è, come dire, alla base delle situazioni che noi stiamo sperimentando in questo presente. E questa è la base, ovviamente, per poter pensare a dei nuovi futuri. L'ho scelto perché è un lavoro interdisciplinare e intersettoriale, fatto all'interno del Forum Disuguaglianze e Diversità, ma anche con altri, affrontando le sfide e le minacce che abbiamo di fronte da punti di vista molto diversi, il problema e soluzioni da angolature diverse. E questa è una modalità per fronteggiare tempi complessi con proposte complesse. E direi che l'ho scelto anche perché in questo coinvolgimento hanno inserito anche le università. Fanno parlare anche l'università, collaborano con l'università e questo lo ritengo uno strumento prezioso, in quanto lavorando in università ho il senso del valore che l'università possono avere per cambiare questa realtà. E quindi questo è anche in linea con il lavoro che stiamo facendo presso l'Università di Padova a vantaggio della sostenibilità e dell'inclusione. E ho avuto l'impressione che questi autori con il loro lavoro e con tutto ciò che c'è alle spalle abbiano, come dire, lanciato un ponte verso tutte le persone che vogliono collaborare a modificare, a migliorare, a rendere migliore la società nella quale stiamo vivendo. Quindi un grazie a questi autori.